Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi siamo tornati su Lego Batman 2 per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Nello scorso episodio Batman, Superman e gli altri eroi della Justice League sono riusciti a fermare il robot di Joker e Lex Luthor, che stava praticamente cercando di abbattere il palazzo di Bruce Wayne. Il robot è precipitato poi per parecchi metri e si è schiantato al suolo. Peccato che funziona ancora, quindi probabilmente in questo video dovremo distruggerlo definitivamente. Come sempre ragazzi, prima di iniziare vi ricordo di dare un'occhiata alla descrizione di questo video perché potete trovare tanti link utili. Ma adesso, senza perdere altro tempo in chiacchiere, direi di iniziare immediatamente questo episodio. Ok ragazzi, rieccoci qua. Come potete vedere il robot non riesce più ad alzarsi, però si muove ancora. E il titolo di questo episodio si chiama La battaglia finale, quindi secondo me oggi finalmente daremo il colpo di grazia a questo robot gigante. In a specially extended bulletin tonight, chaos on the streets of Gotham. Green Lantern, The Flash and Cyborg battle Joker on a giant robot while falling from the top of Wayne Tower. Superman and Wonder Woman struggle to support the collapsing building. Batman and Robin battle bad guys high above the city. Lex Luthor's presidential bid dismissed. C'è la giornalista che non riesce a star dietro a tutte le notizie. Rainy. E rieccoci qua. Eccoli qua, i nostri eroi. La Justice League al completo, a parte Superman che è leggermente KO. Ed è l'unico che non possiamo utilizzare. Allora, partiamo con Cyborg. Perfetto, mini kit in quella zona. Robo, mi avete stufato. Ok, ce n'è ancora uno. Ci pensa Wonder Woman. Poi dobbiamo sciogliere anche questa cassa per sbloccare un nuovo costume per Batman. Ok, allora. Ce la facciamo a selezionarlo. Ecco, una cosa che hanno aggiunto nei nuovi giochi Lego è che tenendo premuto il pulsante per cambiare personaggio possiamo scegliere che personaggio selezionare. Qui dietro ci sono parecchie monetine e haha, però questa cassa la possiamo attivare soltanto con il Joker. Mi chiedo una cosa. Possiamo liberare questo poveraccio? No, perché probabilmente ci serve un personaggio particolare. Allora, dobbiamo utilizzare l'elettrocostume per spegnere. Ecco, bravo, apri la mano. Quello. Quel generatore di energia, anche se in realtà abbiamo distrutto un braccio del robot. Basta ragazzi, dai, veramente, che stress. Ok, il braccio mi sa che è andato, eh. E sì, non funziona più. Come faccio ad arrampicarmi lì sopra? Ah, magari posso utilizzare lei? Non posso arrampicarmi. Ah, magari sapete cosa? Possiamo sfruttare. Infatti, forse possiamo. Eccoci qua. Dovete sfruttare il braccio del robot. Allora, là sopra c'è
un oggetto dorato da sciogliere. Però prima dobbiamo utilizzare lanterna verde. Occhio che quel liquido è velenoso. Povero robot. Povero robot. Cosa stiamo costruendo? Ma è tipo una ventosa. Ma dimmi te. Fantastico. Allora, sciogliamo questa parete dorata e facciamo che utilizzare Robin, poverino, che negli ultimi episodi l'abbiamo utilizzato veramente, veramente poco. Bisogna disattivare il braccio dal quale può sparare quel raggio che distrugge i cubetti neri. Abbiamo sbloccato un nuovo costume per Robin. E stanno arrivando dei nemici. Vabbè, li abbiamo sconfitti praticamente in pochi secondi. È arrivato anche Batman. Cambiamo il costume a Robin e utilizziamo Batman per infilarci qui dentro. Ma qui dentro non c'è niente, quindi lasciamo stare. Ci sono dei cubetti verdi che può utilizzare lanterna verde. Un bel martello. Sì. Boom! E anche la testa del robot è andata. E guarda un po' chi c'è. Di nuovo Joker. Guardate, lo affrontiamo con il costume elettrico. Lascia stare Batman. Altri robot. Lex Luthor non molla. Beh, ma riusciamo a farli fuori in 4-4-8. Tanto non sono fortissimi. E ne arrivano altri. Dovete sconfiggere prima i robot e poi Joker torna alla carica. Mancano ancora due cuoricini. Utilizza sempre il solito attacco. E questi qua sono anche avversari abbastanza facili da sconfiggere. Guarda come indietreggia. Il robot ha paura. Ciao Joker, vieni qua. Mi ha distrutto al volo. Ultimo cuoricino, eh. Aia, che male. Ce l'abbiamo fatta. Preso. Lex Luthor però non molla. E si è costruito un mini robot. Ma lo vuole colpire dallo spazio? Non funziona. Però forse diciamo che non è che non funziona. Dobbiamo prima attivare qualcos'altro per rimettere in funzione il raggio. Occhio. Occhio. Magari con Cyborg possiamo colpirlo dalla distanza.
È parecchio forte, eh? Però magari Wonder Woman può far qualcosa? No. Forse dobbiamo fargli distruggere. Infatti, dobbiamo fargli distruggere quelle casse con il raggio. Vedete? Dobbiamo sfruttarlo a nostro vantaggio. Ciao, colpiscimi. Bravissimo. Sarà proprio lui a fornirci i pezzi per sconfiggerlo. C'è ancora questa cassa. Vai, colpiscimi. Poi ci serve la girosfera di Robin. Ottimo, così possiamo rimettere in funzione il satellite. Adesso funziona. Allora, Robin, ci serve il tuo aiuto. Però occhio all'ex Luthor. Vai, spara. Vedete, funziona. Dobbiamo spostare il mirino. Funziona, funziona. Guarda come scappa. Dai, che ce l'abbiamo quasi fatta. E gli abbiamo tirato via un cuoricino. No, dai! Non sapevo che mi potesse colpire. Provo a rimettermi lì sopra. Mamma mia, che casino. Sciogliti, sciogliti. Guarda che si sposta. Secondo cuoricino andato. Aspettiamo un attimo. Intanto gli altri ragazzi della Justice League stanno tenendo i robot occupati. Ecco, lo sapevo. Aia, che male. Dai, ancora un paio di colpi e ce l'abbiamo fatta. Intanto spazzo via gli altri robottini. E siamo a tre. Facciamo risalire a bordo di questo macchinario Robin e cerchiamo di dare il colpo di grazia all'ex Luthor, che scappa, ma non è che può andare chissà dove. E ce l'abbiamo fatta, forse. Però è ancora in piedi, eh. No, è andato giù. Ah, ci serve proprio Batman. Vieni, Batman. Utilizziamo l'altro costume classico. Vieni qui, Lex Luthor. Catturati entrambi. Ok ragazzi, abbiamo completato il livello L'Unione degli Eroi. Abbiamo completato la storia. E adesso vediamo se ci sono delle altre scene filmate. Great work, Batman. I have to admit,
I couldn't have done it without a little help from my friends. A little? Well, Bruce Wayne said when he was given the Man of the Year award that everybody needs help now and again. Well, he is a wise man. So, Bats, you need a little help rebuilding the Batcave? No, Robin and I. Yes, we'd like some help. Say it with me. Okay, we probably could use some. Are you asking me? Are you asking me to help rebuild the Batcave? No, I was asking Green Lantern. I don't think this is your color. Che simpatici. I have located it. Brainiac. Allora, non ho ancora giocato al terzo capitolo, però mi sa che dovremo affrontare lui in Lego Batman 3. Va bene ragazzi, siamo arrivati ai titoli di coda. Direi che possiamo terminare questa serie qua. Sono molto contento di avervi portato Lego Batman 2 sul canale e non vedo l'ora di portarvi Lego Batman 3. Non ve lo porterò immediatamente, magari aspetterò un pochettino, anche perché stanno uscendo degli altri videogame che mi interessano molto, quindi magari porterò prima quelli e poi Lego Batman 3. Comunque sicuramente ve lo porterò sul canale. E siamo tornati a Gotham City. Sono contento di aver completato insieme a voi la campagna single player del gioco. La modalità gioco libero la lascio a voi, così avrete la possibilità di esplorare personalmente la città e sbloccare naturalmente tutti i contenuti extra, senza spoiler naturalmente. Come sempre, se il video e la serie vi sono piaciuti, mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. Alla prossima ragazzi!